Salve a tutti, oggi breve video vi faccio vedere come farci un elemento tipo diapositiva per le nostre foto con all'interno una scritta che poi questa scritta verrà ritagliata come lo stencil, diciamo. Per fare questo, allora ci serve prendere il disegno rettangolo con i bordi arrotondati. Con i bordi arrotondati perché io voglio avere un rettangolo con gli angoli smussati. Quindi vado a disegnare il mio rettangolo. La misura la decidete voi quanto grande fare. Potete deciderla mentre disegnate il rettangolo. Se ci clicchiamo sopra, vedete, vi dà le misure. Ricordatevi che è sempre in millimetri. Mentre se volete deciderlo, sapete già le misure esatte che lo volete, basta che voi andate sull'opzione scala, la finestra scala, e qui mettiamo i nostri valori di cui vogliamo fare la nostra finestrella. Ora dobbiamo mettere anche diciamo il rettangolo interno. Non faccio dalla finestra offset perché se vi faccio vedere, se faccio un offset interno e decido, diciamo, il rettangolo dentro, vedete, mi fa i bordi quadrati, io invece li voglio smussati e questo non va bene, quindi cancello. In questo caso, se lo volessi fare esterno e decido anche qui, vedete, mi cambia comunque sempre i bordi e anche questo non mi piace, quindi mi devo selezionare, faccio duplicare, lo posso fare col tasto destro oppure su modifica e duplicare. Ora decido quanto grande voglio fare l'interno. Quindi sempre da queste manopole io trascino e mi faccio la grandezza del quadrato interno. Magari questo sotto lo allungo un pochettino perché mi serve poi per scrivere. Seleziono tutte e due, vado su allineamento e faccio allinea al centro, in modo da avere il quadrato con la stessa distanza, magari sopra lo abbasso un pochettino, e questa è la nostra diapositiva. Io adesso forse questo, diciamo, facciamolo un pochettino più piccoli bordi, allineo. Allineo al centro, benissimo, e la nostra diapositiva è quasi finita, quindi seleziono tutte e due e faccio raggruppo. Ora voglio mettere la scritta qua. Prendo lo strumento testo, mi vado a cercare il font armonioso, che è il font che abbiamo usato per fare il Project Life. A me piace molto questo font e scrivo Hello. Mi porto il font un po' più grande, quindi lo metto 144, lo posiziono e lo seleziono, vado nella opzione modifica e faccio salda, in modo che mi porta via tutte le linee che non mi servono. Lo allineo anche questo al centro. Ecco qua. Ora devo ritagliare la scritta in modo che si vede quello sotto, quello che avremo sotto. Quindi vado, seleziono tutte e due, vado su modifica e facciamo suddividi.
Ora, se vedete, abbiamo le linee più marcate, perché questo vuol dire che ci ha messo un'altra linea sopra. Quindi dobbiamo togliere, seleziono quello che voglio togliere e la sposto fuori dall'area del lavoro. E idem per la scritta. Queste si possono cancellare, che non ci servono. Ritorniamo nella visualizzazione precedente e vediamo che se spostiamo, adesso qui non si nota, vi faccio vedere con il riempimento, con il colore momentaneo per farvi vedere, vedete? Se sposto qui rimane e questo e il quadrato in mezzo viene ritagliato. Ora vi faccio vedere anche, ritorniamo nella visualizzazione senza colore, andiamo nelle impostazioni taglio e vediamo che noi verrà ritagliato questo, questo e il nome in mezzo. Quindi la nostra il nostro abbellimento, diciamo, tipo diapositiva è terminato. Dentro andrà messo la foto per abbellire i nostri album scrap o anche fare una card. Spero di essere stata abbastanza chiara e al prossimo video. Ciao!